Parliamo del liceo classico musicale Francesco Petrarca di Arezzo. Con noi abbiamo la professoressa docente di violoncello Elisa Pieschi e do il benvenuto anche alla studentessa Elena Appiano del quinto anno. Allora, più che di orientamento, Elisa, vogliamo, io do del tu perché siamo anche colleghe, sì, amiche, colleghe. Amiche, colleghe e tutto. Quindi, oltre che l'offerta formativa, in questo caso voi volete mettere in evidenza i valori sì. che si trovano appunto all'interno del liceo Francesco Petrarca. Quindi cosa vogliamo mettere in evidenza? Sì, diciamo che ormai da un anno e mezzo il liceo Francesco Petrarca propone un'offerta formativa extra, diciamo un'aula scolastica direi, però fuori dalla scuola. Certo. Che è gestita dal PON, quindi non, prima avevamo bisogno del contributo spesso dei genitori per fare delle attività extra, adesso provvede invece per fortuna il Ministero e abbiamo certo. già fatto tantissime attività utili proprio per l'inclusione nel territorio, l'inclusione fra i ragazzi sia del classico che del liceo musicale, l'inclusione anche con altre scuole. Certo. Per farla breve, poi la sì. studentessa ne parlerà meglio, però c'è stato il giornalino scolastico, poi per esempio un'attività di rendicontazione sociale AISA, cioè i ragazzi del liceo classico musicale sono andati ad intervistare, a fare interviste sia virtuali che reali con dei tecnici proprio dell'AISA, hanno elaborato queste interviste, hanno lavorato con una casa editrice e hanno messo su un catalogo con tutti i dati rendicontati e i ragazzi del musicale, perché poi ognuno utilizza le proprie competenze, i ragazzi del musicale si sono invece occupati dell'aspetto più diciamo sonoro, grazie poi coadiuvati dall'insegnante Paco Mengozzi. Mm-hmm. Un'altra cosa interessante che abbiamo fatto è stato il Cantadante, c'è come sappiamo in Piazza Grande ogni giorno per 100 giorni è stato sì, letto sì. un canto di Dante e anche qui i ragazzi del liceo classico musicale hanno collaborato, i ragazzi del classico si sono occupati del testo proprio del paradiso, di un canto del paradiso e i ragazzi invece del liceo musicale hanno cantato con il coro e lo scorso 23 dicembre c'è stato questo Cantadante con l'avvocato Giuseppe Fanfani che ha recitato già sindaco, l'ultimo canto, insomma, ex sindaco certo, l'ultimo canto del paradiso e con il coro della quarta e della quinta liceo musicale e con l'aiuto poi degli insegnanti di strumenti ad arco nell'orchestra. Cioè voi avete questa doppia chiave di lettura, no? Sì, abbiamo ecco. la fortuna, questa grande ecco. fortuna di avere più vediamo competenze. Vediamo le immagini che stiamo vedendo, sono dei vari eventi che sono appunto stati annunciati dalla docente di violoncello. Vado dalla nostra studente. Sì, certo. È anche una brava attrice, non a caso si trova qui in rappresentanza proprio degli studenti, no, del liceo. Quindi dimmi un po' i progetti futuri ai quali vi state preparando, perché in un certo qual modo vi spendete anche nel territorio, no? Per vedere come effettivamente potete poi interagire in un futuro. Sì, assolutamente. Intanto uno dei progetti più interessanti per me è ovviamente quello del teatro. In particolar modo il progetto che solitamente si fa, viene svolto, che è proprio il progetto classico del teatro, al quale partecipano sia gli studenti del classico sia quelli del musicale. Quindi complimenti per l'addizione. Ah, grazie. Bellissimo. Quindi diventa anche un modo per incontrare persone che normalmente per comunque le ore scolastiche o anche le sedi non si potrebbero incontrare normalmente. Certo. E il progetto classico avviene in due parti durante l'anno. Nella prima parte si fanno degli esercizi per imparare a gestire anche se stessi con gli altri, magari anche per migliorare un po' la dizione, il proprio spazio all'interno di un parco. Anche per mettersi a dura prova, no? Perché sì, sì, sì. voglio dire, chi è che non è timido? Esatto. Chiunque, anch'io prima di iniziare qualsiasi cosa mi si azzera la salivazione, sì. Lo dico, e fino a che c'è quella vuol dire che uno ama il proprio lavoro, penso, no? Voglia, certo. Ecco. Infatti è molto utile per quello, anche perché non è finalizzato a creare degli attori ovviamente, visto che è un'ora e mezza alla settimana, ma più che altro anche ad aiutare le persone a gestire l'ansia, un po' la timidezza, anche certo. per le interrogazioni così. Brava. E quindi è davvero interessante. Poi alla fine dell'anno prendiamo un testo e lo mettiamo in scena, solitamente al Teatro Bicchieraia,
E anche quella è una parte davvero interessante perché unisce molto le persone anche con l'insegnante che è Riccardo Valeriani, che saluto ed è molto bravo. E poi un altro progetto che stiamo facendo quest'anno, sempre per il teatro, è quello della Lisistrata. Questo è un progetto molto più importante perché intanto verrà fatto al Teatro Petrarca. Sì, quindi insomma, voglio dire... Vai. Sì, e poi si ha una partecipazione degli studenti del musicale, non solo come attori, come anche quelli del classico, ma anche come coro e orchestra. Quindi alla fine diventa uno spettacolo davvero importante. A 360 molto... gradi, voglio sì, dire, sì, no? Sì, senza sì, lasciare sì. Nulla al caso e coinvolgendo un po' tutte le arti, no? Mi sembra di capire. Sì, sì, infatti per questo è davvero bello, molto grande e prende tutti gli aspetti della scuola. Poi progetti l'ultimo... futuri per te, però lo voglio sapere, finito il liceo sei arrivata alla fine quest'anno? sì, sono alla fine, sono al quinto anno e poi mi piacerebbe provare un'accademia teatrale, qualcosa del genere. Ecco, no, perché uno deve capire fondamentalmente che il liceo dà tante possibilità, no? Prof. Assolutamente. Ecco, più che altro fa capire dove si può un po' andare. Sì, assolutamente. E poi secondo me, io ad esempio per la mia personale esperienza, sono riuscita anche a fare altre attività oltre allo studio, nonostante mi prenda la maggior parte delle ore. Certo, dicevo, È comunque interessante anche vedere come io sia riuscita proprio a trovare anche una strada fuori dalle materie scolastiche di indirizzo. La passione, ci sono state. Il fuoco della vita. Sì, ma è una cosa che lo permette. Quindi. Certo. Allora, io ringrazio, abbiamo parlato del liceo classico e musicale. E Francesco Petrarca di Arezzo, abbiamo messo in evidenza i valori perché anche quelli sono un orientamento. Ringrazio la professoressa Elisa Peschi, docente di violoncello, e Elena Piano al quinto anno, futura attrice, te lo auguro con tutta me stessa, tanta prosperità. E anche voglio menzionare la dirigente scolastica Mariella Ristori, che si dà veramente tanto da fare.